fatto pugliere la mamma. Chi è sto qua? E di sta mamma? Ta. No. Se la faccio se ne chiude la casa. Mamma, no, io sapevo che oggi mi succedevano guai. Ma perché? Pensi che si può fare male? No, papà, pensi che l'ora di è lui e chissà quando si mangia. No, ma che figlio affezionato, che figlio carro. No, papà, che la mamma fa sempre che... La volta se la va se la vado tu, hai chiusato la linea lì. Vende, eccoci qua, se chi da pigliare qua di una scuola. Bravo, bravo, bravo. Lavatevi in mano che si mangia, lavatevi. Invece se la vai, perché avete da qua. Bene, vende, è riparato dentro, è tutto pronto. Papà, ha arrangiato qualche cosa. Mi fa capire pugliare, ma non giù, come fa capire. Ha pareato Sinanni, non sta certamente là. Gesù. Se ne è chiusa la casa per mezza mia. Con mezza volta! Chiacchiere stamattina a Moino, no? Ah! Sì, sì, o no! Hai già capito che non poco? Sì. Sporco! Sporco? A te dai che un nonno è sporco. Una canna tacci! A me a così mi va! Come amore? Ah, no! Ma facetemi aprire questi pozzi cucinare due spaghetti, aglio e olio con un bello cerasiello. Un cerasiello? Perché sai che mi fa male un cerasiello? Io no! Non mangi più in questa casa! Prego, cavaliere, qui si accomodi. E permesso? È permesso? È permesso? Ma chi è? Prego, accomodatevi, accomodatevi. Caro maestro. Come avete detto? Caro maestro. E chiamatevi, se la bacchetta a mano. Non è lei il pittore Clemente di Vincenzo? Ah, no, no, cavaliere, non è lui. No, no, io sono uno che sta di passaggio in questa casa, no? Ho capito tutto. Voi volete un pittore di Vincenzo? Sì. Dovete aspettare qua 5 minuti, quello viene certamente. Grazie. Scusate, permettete, io vado dentro perché ha già a mangiare, andate a me. Buon appetito. Grazie, io già mangiavo forza. Sì, perché tengo i pinnoli a orario. Tengo un poco di prostata e allora mi fa... Pipistrello, voi cercate di là, io cerco di qua. Subito, cavaliere. Mamma mia. Mamma mia. Ma che schifezza i quadri, fa chi? Ma io non trovo niente qua. E io nemmeno. Aspettate! Che fessi che siamo! Cosa? No, no, che fessi che sono io sono. Ah, quella sta là, sul cavalletto. Questa? Sì. Ma siete sicuro che sia lei? Io non vedo nessuna somiglianza. Cavaliere che ha stato mano all'arte. E così Florestano Pipistrello faceva il detective privato. Modestamente io l'ho seguita come una zecca. L'ho vista con gli occhi miei. Da lì. Ma siete sicuro che si tratti del ritratto di mia figlia Marina? Cavaliere, mi permetto a dire senza ombra di dubbio che vostra figlia Marina questa mattina stava in questo posto qua e posava seminuda per il pittore. Ma è la tragedia che poi il pittore ci mette un nome, su... Come nome? Si capisce! Trattandosi di una famiglia così illustre, ma pare un buon pittore non ne approfitta e scrive sotto al quadro: questa è la figlia del celebre cavaliere... Zitto, per carità, ma siete pazzi! Mi scusi. Io sono un industriale, uno zio vescovo, parenti nella politica, nell'alta finanza. Ma tu in quale scandalo vuoi trascinare la mia famiglia? Pipistrello. Comandi? Qui bisogna acquistare questo quadro a tutti i costi. Sì, sì. E poi distruggerlo immediatamente. Cavaliere, lo distruggiamo, lo bruciamo, non lo preoccupare, sta per la mano all'arte, qua sta Pipistrello, non avete bisogno di più. Ah, Marina, Marina, non dovevi farlo questo tuo papà. Gesù Cristo, non ti credo. Il pittore? Non ti credo. Se non torna mia moglie sana e salvo, non ti credo. Buongiorno. 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 Scusi l'intrusione, maestro. Sono il cavaliere... Esposito? Sì, il signore il cavaliere Francesco Esposito. E io sono Pipi... Passerotto. Pasquale Passerotto. Cavaliere, dobbiamo dare i nomi falsi. O Pipistrello cacciamo roba. Già, forse avete ragione. Scusi l'intrusione, maestro. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Vede, le spiego subito il motivo della nostra venuta. Sì. Siccome io ho comprato da poco un appartamento nuovo, avrei bisogno, come dire, delle piacevolezze per le pareti. Del quadro? Sì. Da me? Sì. Ma che sta succedendo, Salvatina? Ecco qua, guarda.